Appuntamento oggi nella scuola Paolo Emiliani Giudici di Gela per la festa dell'albero promossa dall'Istituto Comprensivo San Francesco e da Cantiere Gela. Durante la manifestazione, che ha visto la presenza di alunni, genitori e docenti, si è svolto anche un tavolo tematico dal titolo Povertà, Educazione e Dispersione Scolastica. Cantiere Gela è composto dalle associazioni Agesci Gela 5, Formica Operosa, Gela Famiglia, Centro Aiuta la Vita, Il Tempio di Apollo e Servirti. È stata promossa anche l'iniziativa Cuore a Cuore. La nostra scuola, che sempre, da sempre si occupa di solidarietà, di bontà, di diritti dei bambini, e ha una convenzione con alcune associazioni di volontariato di Gela che hanno proposto questo progetto Cuore a Cuore per poter sensibilizzare i bambini ad avere i loro diritti e non solo, anche per prevenire i loro disagi e non ultimo aiutare le famiglie povere che sono proprio assistite da queste associazioni. Stiamo vivendo un meraviglioso momento, un inno alla vita, quindi ringrazio la dirigente scolastica che ci sta ospitando, ma anche le insegnanti e soprattutto i bambini per questo momento. Questo evento l'abbiamo chiamato Cuore a Cuore, abbiamo messo insieme bambini, albero e solidarietà. L'albero perché è vita, ci dà frutti, ci dà l'ossigeno all'ambiente, i bambini che sono la nostra speranza e il nostro futuro, e la solidarietà che ci mette accanto a persone che forse hanno bisogno rispetto a quello che noi abbiamo. I bambini vengono a conoscenza di questo, si mettono in relazione, è bello, poi stamattina questi bambini con i loro canti, con le loro poesie ci stanno riempiendo il cuore. Di nuovo grazie a tutti coloro, i quali, anche le famiglie che sono dietro a questi bambini che hanno partecipato a questo bellissimo momento. Grazie a tutti per questo momento che ci stanno facendo vivere e grazie anche a nome di tutte le famiglie che riceveranno la solidarietà di queste famiglie, degli insegnanti e da tutti coloro che hanno lavorato per questo momento.